Dal Vangelo di Marco. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati all'inizio della Quaresima. Abbiamo cercato di scegliere un luogo che potesse in un qualche modo, anche vagamente, ricordarci il deserto. Grazie a Dio nel nostro territorio i terreni, i campi sono quasi tutti coltivati e coltivati per bene, ma accontentatevi di questo scorcio che ci fa immaginare la solitudine, la difficoltà in cui Gesù si è trovato vivendo in un luogo deserto. In un luogo deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Noi arriviamo a questo tempo dopo un anno di pandemia, che è stata una lunga, lunghissima quaresima. Un anno in cui da una parte sono cresciute dentro di noi l'ansia, la paura, l'angoscia, il timore per il presente e il futuro, ma dall'altra sono cresciute anche dentro di noi le voglie di ricominciare, il desiderio di ripartire, la voglia di riprendere un cammino come prima e meglio di prima. La Quaresima ci possa aiutare perché essa, con i suoi 40 giorni, rappresenta in scala l'intera nostra vita e non ci prepara a un tempo di tristezza, a una vita sconsolata, a una vita impaurita, ma ci prepara alla luce e alla bellezza della Pasqua. I suoi colori non sono il rosso, l'arancione o il verde, ma sono il viola della penitenza e il grigio della cenere. In questo modo essa, come il deserto, ci vuole richiamare al necessario, all'indispensabile, a mettere da parte il deserto. Allora, con lo stesso spirito che ha spinto Gesù nel deserto, entriamo anche noi nella nostra Quaresima, cercando di fare un viaggio verso Dio, un viaggio verso noi stessi, un viaggio verso i fratelli. In questo tempo cerchiamo di rivedere l'idea che abbiamo di Dio, l'idea che abbiamo di noi stessi, l'idea che abbiamo degli altri. Un po' questo ha dovuto fare il Signore Gesù. Quale Dio presentare? Quale volto di Dio mettere davanti alle folle che lo ascoltavano? Il Dio che faceva miracoli in serie? Oppure il Dio che puniva senza misericordia? Gesù sceglie di presentare il volto di Dio come il volto di un padre, buono e misericordioso, lento all'ira e grande dell'amore. Nell'amore, un Dio che si preoccupa di tutti i suoi figli, un Dio che fa splendere l'arcobaleno per legare il cielo alla terra e la terra al cielo, un Dio che fa alleanza in Noè con tutta l'umanità, con gli uomini e le donne di oggi e di sempre e di ovunque. E che Messia presentare? Gesù ha dovuto riflettere anche come presentare se stesso, un Messia forte, un Messia potente di cui la gente doveva aver timore, oppure un Messia quasi giullare che faceva miracoli senza nessuna fatica, solo per rendersi più semplice il percorso e ottenere più consenso. Gesù sceglie, proprio andando all'essenziale, di presentare se stesso come il figlio di Dio che si fa uomo, in tutto simile all'uomo eccetto il peccato, un figlio di Dio che si confronta anche con la tentazione e con i lati oscuri della vita e che sceglie il servizio e il dono di sé per amore. E poi, che volto vogliamo dare agli altri? Chi sono le altre persone per noi?
sono persone con le quali dobbiamo competere, dalle quali ci dobbiamo guardare, di cui non possiamo fidarci, o sono fratelli perché figli dello stesso Padre. Gesù sceglie di dirci che tutti gli altri sono fratelli. Ecco il compito che ci aspetta in questa Quaresima. Gesù nel suo deserto ha saputo darci il vero volto di Dio, un padre, il vero volto del Messia, un servo e un figlio che fa dono della sua vita per donare a noi la nostra vita e che vede in ciascuno di noi un fratello con cui camminare, un fratello da portare all'incontro con il Padre. Allora la Quaresima ci aiuti in questo e lo Spirito ci permetta di fare questo viaggio. La tentazione non può essere evasa. Gesù la affronta nel deserto e la affronterà in ogni altro giorno della sua vita. Anche Pietro, che come abbiamo ascoltato l'altra domenica, gli dice «Tutti ti cercano, torniamo giù», era un tentatore. Stava presentandogli una fake news, una notizia falsa, non quello che voleva Dio, non il progetto di Dio, non il sogno di Dio, ma un sogno molto umano, fatto di ammirazione e di successo. E poi anche nel resto della sua vita Gesù si dovrà confrontare con Pietro, che non vuole che egli vada a Gerusalemme, piuttosto che con tante altre circostanze in cui viene tentato di allontanarsi dal suo progetto, dal progetto del Padre. Anche lui avrà la tentazione di chiedere di essere liberato. Nel Getsemani, prima di affrontare la passione, la morte e la risurrezione, Gesù dice «Se è possibile, passi da me questo calice», così come anch'io e anche voi spesso vorremmo essere liberati. Ma Gesù dice «Non la mia, ma la tua volontà sia fatta». Ed è la stessa cosa, fratelli e sorelle, che dobbiamo dire anche noi. «Non la mia, ma la tua volontà, o Signore, sia fatta». Il percorso di Quaresima ci aiuti a recuperare l'essenziale, essere figli di un Dio che c'è Padre, essere compagni di un Messia, un Cristo che fa del servizio e dell'amore l'essenziale del suo ministero, essere fratelli di uomini e donne con i quali dobbiamo giungere all'incontro definitivo con il Padre.